almeno perché non vi siete accorti che abbiamo preso gol al 48esimo del secondo tempo a Palermo e abbiamo perso a Palermo, non abbiamo vinto, non abbiamo pareggiato, non ce ne siamo accorti neanche noi, ce l'hanno detto quando siamo rientrati e abbiamo detto vabbè, a Palermo ci può anche stare di perdere, e allora abbiamo 48 punti, non 49. Eravamo tornati convinti di aver fatto una grande, cioè di aver fatto una grande prestazione, convinti anche di aver strappato un punto invece. Ma fosse il primo. Quindi siamo ormai vaccinati alle situazioni complicate e quindi andiamo avanti, andiamo alla Cittadella, cercando di vincere domani e proseguiamo il nostro percorso che abbiamo cominciato 9 mesi fa circa. Con grande serenità e tranquillità. Dove, mi hanno detto che è l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo. Mi hanno detto che dovrebbe essere l'ultimo. L'importante è che li facciamo noi poi sul campo. Quindi, e qui almeno fino adesso li abbiamo fatti. Contiamo di continuare a farli. Beh, che sono. Ormai mancano 10 partite, sono tante, ma. Quando cominciano ad essere le partite che contano, non che le altre non contavano, ma adesso contano i punti, contano parecchio. Per tutti quelli che sono gli obiettivi, quindi promozione diretta, play-off, piuttosto che play-out, retrocessione diretta. E quindi andiamo a affrontare una squadra che è in piena lotta per non retrocedere e sappiamo che avrà molta fame di punti, assolutamente. Farà di tutto per portare a casa la vittoria. In più andrà ad affrontare una squadra la nostra come Siena che sta in un momento positivo e quindi dobbiamo tenere presente tutte queste condizioni oltre chiaramente alle qualità dei giocatori, all'impianto di gioco delle Cittadella e l'aspetto tecnico. È chiaro che noi dovremo affrontare la squadra con la Cittadella almeno con la stessa fame che hanno loro, questo è fuori di dubbio, perché dopo la si mette sul piano tecnico, insomma, noi lì possiamo anche dire la nostra perché abbiamo qualità anche noi, ecco. Però è tanti anni che sono insieme e quindi è una squadra che ha un po' di anni di fare la Serie B, quindi conosce la categoria, alla fine sono sempre riusciti a rimanerci, quindi una squadra da prendere con le molle, ma come tutte, perché ormai ripeto, con questa storia delle classifiche corte di tutte le squadre in ballo, non c'è una squadra che è fuori da tutto e quindi dice vabbè, tireremo in barco, ormai tutte devono raggiungere un obiettivo e tutti devono giocare con grande, bisogna affrontarle con grande determinazione, impegno, assolutamente. Sì, è stato una cosa vista adesso divertente e particolare, allora ci aveva fatto piuttosto infuriare perché era stata una scorrettezza non vista chiaramente dall'arbitro e nessuno può dire niente a quelli del Cittadella perché loro ci hanno provato, è chi di dovere che deve essere lì a valutare, però ormai era la passata, era andata, quindi per l'amor di Dio, ormai dobbiamo guardare la partita di domani, sono cambiate tante cose, di acqua sotto i ponti ne è passata, quindi. La Fiore ha fatto, diciamo, è andato un po' a scartamento ridotto fino a mercoledì, dove ha fatto 25 minuti circa di partita. Ieri si è allenato con noi, oggi si allena con noi, quindi direi che è pienamente recuperato. Quindi dovrebbe, a meno che oggi poi chiaramente dovrà dare al massimo, andare al massimo per cercare di capire se è totalmente recuperato, se invece magari è ancora il caso di tenerlo fermo, ma credo che tutto sommato anche ieri ha fatto tutto e non ha accusato nessun tipo di problema.